Nuovo stadio, un progetto che guarda oltre lo sport. Variante di Grassina, i lavori sono partiti. Gruppo sportivo Unità Spinale, iniziativa della provincia per sostenere con un protocollo l'attività del gruppo. Welcome Day, il benvenuto di Firenze agli studenti delle università americane. Presidente, vogliamo parlare di questo progetto per il nuovo stadio presentato dalla famiglia della Valle? Evitiamo mezze parole e mezzi discorsi. Io sono a favore di un nuovo stadio, lo sono da tanti anni, e sono convinto che quella della famiglia della Valle è una proposta molto 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 bella e che in qualche misura può lanciare Firenze nel futuro. È infatti non soltanto uno stadio, una roba per il calcio, è come se ci fosse la possibilità di sognare una Firenze più bella, più grande, più coraggiosa. Io credo che questo sia il punto centrale. Il progetto dello stadio è un progetto che ci impone di sognare con più ambizione. Poi si può stare a discutere, naturalmente, del dove farlo, del come farlo, però, a mio giudizio, con una premessa. Evitiamo le discussioni politiche di parte, dei partiti che si becchettano perché c'è la campagna elettorale, magari pensando di strumentalizzare un voto in più o in meno della Fiorentina. No, non può essere questa la strada. Anzi, io sono dell'idea che si faccia un bel accordo elettorale per cui il tema dello stadio non sta nella campagna dei partiti, ma tutti insieme, intorno a Firenze e alla Fiorentina, ci si riunisce per fare un grande progetto che sappia di futuro e non solo di passato. Non le sembra che lo stadio non sia esattamente il primo problema di questa città? Io credo che ci siano tanti problemi nella nostra città. Se qualcuno venisse a raccontarvi che il tema centrale per lo sviluppo della provincia di Firenze o della regione toscana è il nuovo stadio della Fiorentina, beh, vi avrebbe preso in giro. Però lo stadio può essere un simbolo. Certo, un'occasione importante per la squadra di calcio, e la Fiorentina è comunque una delle poche cose in cui questa terra di Guelfi e Ghibellini si riconosce tutta insieme. Ma è un simbolo non solo dal punto di vista calcistico. Vorrei dire che la cosa più importante non è quella calcistica, è l'idea di una città, di una provincia, di una regione che si apre all'architettura contemporanea, che si apre alla costruzione di realtà nuove, diverse, ambientalmente sostenibili, capaci di dare un tocco di futuro là dove spesso sembra che prevalga quasi sempre soltanto il ricordo del passato. Ecco, a me piace questo della discussione sullo stadio. E piace anche il fatto che i Della Valle abbiano detto, da non fiorentini, guardate signori, Firenze è una cosa unica, bellissima, straordinaria. Se si fa una cosa a Firenze non può essere fatta mediocre. Non può essere fatta così, per vivacchiare. Ecco, credo che questo sia il punto centrale. Lo stadio non è la priorità numero uno, ma certo dire che ci sono tanti altri problemi per non fare niente mi sembra un atteggiamento sbagliato. Ci sono tanti problemi, affrontiamoli. Ma se lo stadio è un simbolo attraverso il quale Firenze riesce a guardare con più convinzione al domani, beh, non solo che viva lo stadio, ma che viva anche la capacità dei fiorentini di costruire finalmente qualcosa di nuovo. E del vecchio stadio cosa ne farebbe? Questa è una grandissima opportunità. I cittadini del Campo di Marte una volta ogni 15 giorni sono assediati. L'idea di fare dell'attuale Artemio Franchi un grande polmone per quel quartiere, e io direi non solo per il quartiere, mi sembra molto interessante. Anche perché, questo è bene ricordarlo, non dimenticarselo mai, il progetto della Fiorentina e di Della Valle prevede che il contribuente, il cittadino del comune di Firenze, della provincia di Firenze, non tiri fuori neanche una lira. In altri termini, l'operazione sta in piedi senza risorse pubbliche. E questo mi sembra molto significativo. Le risorse pubbliche andrebbero probabilmente trovate per dare un'opera di qualificazione nuova a questo quartiere del Campo di Marte e anche, ovviamente, per valorizzarlo, per renderlo sempre più una delle zone più significative e belle di Firenze. Ma quando pensa che potrebbe partire questo progetto? La domanda è molto giusta. Basta con le chiacchiere, passiamo ai fatti. Concretamente la provincia ha dato la sua disponibilità al Comune di Firenze e alle altre istituzioni per lavorare e credo che da questo punto di vista nelle prossime ore dovremo mettere in piedi un tavolo tecnico per cui a fronte della proposta della famiglia della Valle ci sia subito una risposta sul luogo, sul quando, sul come e non perdere tempo. E non continuare dietro alle chiacchiere. Se si fa, si faccia presto, si faccia bene, si faccia bello, perché quando si fa uno stadio a Firenze non può che essere fatto bello e bene. Caro Presidente, ho visto che lei ha definito la variante di Grassina un passaggio epocale. Non le sembra di aver esagerato? La variante di Grassina è attesa da tanti anni,
da mezzo secolo, è una di quelle classiche opere pubbliche che tutti annunciano e che poi nessuno fa, è un'opera pubblica fondamentale per il Chianti, sia per chi dal Chianti arriva a Firenze, sia per chi da Firenze va verso il Chianti. Ci sono delle ore nel corso della giornata in cui ci si schiaccia un sacco di tempo, e noi abbiamo fatto quello che avevamo promesso. Avevamo detto, risolveremo tutti gli intoppi, gli inciampi burocratici della variante di Grassina, e ce l'abbiamo fatta perché dopo mezzo secolo abbiamo trovato i soldi, trovato il tracciato, convinto tutte le varie sovrintendenze di questo mondo, gli organismi, le istituzioni, le conferenze dei servizi e tutti i vari strumenti burocratici che spesso fanno perdere un sacco di tempo, e adesso posso dire indietro non si torna, la variante di Grassina è partita, si partirà dagli espropri, poi la gara, e credo che sia un modo molto serio per dire ai cittadini guardate le cose, le facciamo, basta, è finito il tempo delle chiacchiere. Vale anche per il ponte tra Montelupo e Limite Capraia, per il quale abbiamo appena lanciato la gara per il progetto, vale per tanti altri interventi che sono attesi da più di 10, 20, 30 anni, è finita l'ora in cui si chiacchiera e basta, ora è il momento di fare, di realizzare, e la variante di Grassina è per molti aspetti il coronamento di questo lungo percorso che ci ha visto impegnati giorno e notte come provincia di Firenze. Caro Presidente, Prandelli e Ulivieri hanno dato una mano a organizzare gli incontri di tennis con i ragazzi dell'unità spinale. Che senso ha la partecipazione di questi personaggi a simili iniziative? Persone importanti, significative come Cesare Prandelli fanno bene, secondo me, a offrire del tempo a queste iniziative. Quella di cui lei parla è un'iniziativa che la provincia ha sostenuto, ha patrocinato ed è nel comune di Sesto Fiorentino, ma riguarda il gruppo dell'unità spinale di Careggi con il professor Piero Amati. Sostanzialmente stiamo parlando di atleti che hanno avuto un problema, un infortunio grave, un incidente stradale o un incidente magari tuffandosi. Adesso sono in una carrozzina. E che cosa fanno? Fanno gli atleti a tutti gli effetti, giocano in questo caso a tennis e con il loro gruppo sportivo in qualche modo danno un senso più bello, più profondo allo sport e anche alla loro vita e anche alla nostra vita, perché poi spesso da queste donne e questi uomini, da queste ragazze e questi ragazzi impariamo molto e impariamo a avere il coraggio di non arrenderci, di continuare a credere con passione, orgoglio, entusiasmo, grinta alla vita e continuare a sorridere alla vita. Noi abbiamo fatto attraverso un protocollo d'intesa, abbiamo anche fatto una partita a tennis con loro, io preferisco stendere un pietoso velo sulle nostre capacità atletiche, dico le mie in particolar modo, però quello che è importante è che abbiamo fatto un piccolo gesto per la provincia, ma credo un gesto molto importante perché vogliamo che i ragazzi delle scuole conoscano questa attività, stiano più attenti quando vanno in motorino, stiano più attenti quando al mare si tuffano o in piscina da trampolini particolarmente elevati, ma siano anche in grado di sorridere sempre e comunque alla vita e di accompagnare questi nostri amici, magari su un campo da tennis, magari davanti a una pizza, una birra, e comunque in una vita che deve essere una vita normale. Caro Presidente, la provincia ha dato il benvenuto agli studenti americani di quest'anno. Non mi pare però che questi ragazzi siano bene integrati nella nostra realtà. I ragazzi delle università americane sono una grande ricchezza per Firenze. Noi troppo spesso sottovalutiamo l'importanza, e anche dal punto di vista culturale, sociale, economico, del rapporto tra Firenze e gli Stati Uniti. Del resto sono Stati Uniti d'America, il nome stesso fa riferimento a un grande fiorentino, Amerigo Vespucci. E tutto sommato nel corso degli anni e dei secoli noi abbiamo avuto bellissime pagine scritte da fiorentini oltre oceano e da americani da queste parti. Oggi noi siamo probabilmente il territorio, non solo la città di Firenze, ma anche i comuni della provincia, Fiesole, Bagnoripoli, su tutti, sedi di università americane. Pensate che fuori dagli Stati Uniti la città al mondo con più università americane è proprio Firenze. Questo dovrebbe farci riflettere, dovrebbe farci pensare al fatto che tanti di questi studenti che vengono da noi non è che li dobbiamo trovare la notte alle 2 ubriachi a giro per il centro in piazza Santa Croce o a strasciconi per altre realtà in via Cavour. No, noi abbiamo bisogno di scommettere sulla capacità di fare un percorso insieme, di essere in qualche misura ambasciatori della bellezza di Firenze nel mondo quando torneranno nelle loro case e di essere parte integrante del rapporto con la comunità civile di Firenze. Quindi sotto questo profilo lavoreremo insieme con il Consolato Generale, con l'ambasciata americana in Italia, ma intanto credo che sia importante che la provincia sia contenta e felice di questa particolarità e anzi promuova lo scambio
e possa mandare tanti nostri ragazzi a studiare negli Stati Uniti per tornare poi in Italia più forti, più ricchi e soprattutto più capaci di sfidare il futuro.